Questa nuova ritualità è diventata ormai la tua preferita. Ti sembra quasi che in questa magia nulla ti possa accadere e finalmente le tue giornate iniziano con la gioia che avevi dimenticato. Provi la felicità di un bambino senza se e senza ma. Appena sveglia, ti precipiti là dove la magia ha inizio e quest'oggi trovi un sacco di velluto rosso con un fiocco dorato. Sembra proprio il sacco di Babbo Natale, ma un po' più piccolo e molto più vuoto. Ti appresti immediatamente a leggere la solita targhetta. Questa volta c'è scritto: non dimenticare la gioia di regalare il tuo elfo. Questo messaggio di buona retorica proprio non te lo aspettavi. Sai benissimo che per tante persone fare acquisti natalizi è un obbligo morale. Regalare qualcosa è una noiosa e vincolante consuetudine da adempiere per compiacere le persone e soprattutto per non sembrare quella che non sta in gioco. Troppo spesso senti dire le frasi: e anche quest'anno è Natale, così mi tocca fare i regali e non ne ho per niente voglia, chissà che cosa mi dovrò inventare. Per te invece fare acquisti natalizi è parte imprescindibile di ciò che accende e alimenta la magia. Cercare quell'oggetto speciale che può rendere gioiosa una persona in particolare e poi impacchettarlo col cuore, con quella carta così natalizia che sembra ricordare le cartoline di Natale di altri tempi. Ti piace scegliere i fiocchi colorati e soprattutto i biglietti, ognuno è diverso, ci scrivi una frase differente. Ti rendi conto che quando eri piccola la cosa più bella era ricevere il dono, mentre ora sai che la gioia maggiore è l'aspettativa che provi quando pensi alla felicità che hai regalato a colui o colei che scarterà il tuo regalo, perché effettivamente è proprio vero, dare è più bello che ricevere. Il messaggio dell'elfo in fondo non è un insegnamento per te. A volte in questi pensieri quasi ti dimentichi di aprire il dono, ma il ticchettio dell'orologio cucù sta scandendo il tempo e si sta facendo tardi, devi andare al lavoro. Velocemente sciogli il fiocco con eleganza e con eleganza il sacco si affloscia su se stesso e tu non puoi credere ai tuoi occhi. Al centro del tessuto ti sta guardando il peluche di quando eri piccola, ma non è più logoro, con un orecchio cucito male e la coda mezza pendolante, senza più di imbottitura. Questo peluche non è infeltrito a causa di tutti i lavaggi e gli abbracci, ma è lui in versione nuova fiammante. Gli occhi sono lucidi, il pelo soffice, l'imbottitura perfetta, le cuciture saldissime. Attorno al suo collo c'è anche un grande fiocco rosso, dello stesso colore del sacco, e attaccata al fiocco, penzola un'etichetta a forma di cuore, nella quale però manca il nome. Quasi non osi toccare il peluche, ti sembra di profanare quella magia, ma le tue mani non possono evitare di toccarlo e accarezzarlo. In un attimo attraversi il tempo e ti senti di nuovo accettata e al sicuro, lontana da brutti incubi. Continui però a chiederti che cosa c'entri questo con il biglietto e ci pensi per tutta la colazione. Quando sei in macchina, ormai a pochi minuti dal luogo di lavoro, hai una sorta di epifania. Certo, è ovvio che non tutti i bambini hanno la fortuna di avere dei regali il giorno di Natale. Tu sei adulta, che cosa te ne puoi fare di un peluche? Ovviamente lo scopo del regalo dell'elfo è un altro. Quel peluche non è per te, è il dono che devi fare a un bambino. Certamente al lavoro qualche collega conoscerà un centro che raccoglie giocattoli per i bambini che non ne potranno ricevere a Natale. E così, anche oggi, la magia dell'elfa ti ha raggiunta. Ti sei ricordata la vera gioia di donare per rendere veramente felice qualcuno.